qui non c'è destra o sinistra, qui c'è Chioggia con i loro cittadini, con i loro problemi, qui c'è da risolvere qualcosa che qualcuno ha autorizzato in maniera sbagliata, errata, fregandosene delle esigenze di un territorio e andando a impattare in maniera micidiale e cercando anche di uccidere le persone che abitano a 300 metri. Hanno partecipato in massa al corteo i neoeletti parlamentari veneziani di tutti gli schieramenti. L'impegno assunto di fronte alla comunità di Chioggia è di andare oltre le distinzioni di bandiera e lottare compatti in Parlamento per fermare un'opera definita da tutti inaccettabile. Una signora di Chioggia l'ha definita una bomba vestita a festa. Non possiamo che essere d'accordo con lei. Io non sto a dilungarmi su perché una cassa di cemento ripiena di esplosivo possa non essere appropriata a meno di 300 metri dalle case. Io dico una cosa, la sovranità appartiene al popolo e a Chioggia ci siete voi, Chioggia è vostra e se voi non lo volete qua non ci deve essere. Nel mirino di senatori e deputati il processo decisionale che ha portato all'apertura del cantiere senza coinvolgere in alcun modo la comunità locale. Non è assolutamente accettabile che una città non sia stata ascoltata per una questione di questo tipo qua, quindi bisogna riprendere il processo fin dall'inizio, fare quello che non è stato fatto, rivedere tutto il procedimento amministrativo e portare alle conclusioni logiche. Questo impianto questa città non lo vuole.